Poracci, come dimenticare il mitico capitano McMillan? Aura Boy è inarrestabile e ancora una volta brucia tutti quanti in partenza scrivendo per primo il titolo corretto. Questa volta però abbiamo una new entry tra le risposte sbagliate. Watch Dogs è semplicemente geniale e corretta nel suo essere sbagliata. Complimenti. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci e bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a 30 fps fissi, precisi, senza mai un calo. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché finalmente torneremo a parlare della prossima console di Nintendo, vedremo come se la cava God of War Ragnarok su console old gen, ovvero su PS4, e commenteremo anche le prime recensioni di Sonic Frontiers. Non vi basta? Peggio per voi. Soddisfatti o meno, adesso siete obbligati a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto. Insegniamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Nello shorts di oggi, che sono sicuro avete visto tutti quanti, abbiamo già parlato dell'Indie World di mercoledì prossimo. Ma per quanto riguarda Nintendo, gli eventi questa settimana non finiscono qui. Infatti domani è prevista la pubblicazione dell'ennesimo trailer dedicato a Scarlatto e Violetto. Ormai a poco più di una settimana dall'uscita della nuova generazione Pokémon, con i leak che imperversano, continuano i video incentrati sui due giochi, ma non so quanto bisogno ce ne sia effettivamente. Tra nuovi Pokémon, approfondimenti sul gameplay e via dicendo, ho già la sensazione di aver visto abbastanza, ma sono pronta a ricredermi domani alle 15, quando verrà pubblicato il trailer. Questo non lo seguiremo in diretta, invece vi ricordo che mercoledì dalle 17.30 saremo in live sul sito Viola per seguire insieme l'Indie World. Non mancate! Per il 20° anniversario di Ratchet & Clank, Sony ha annunciato l'arrivo di 5 giochi della serie su PlayStation Plus. Sia chiaro, questa è un'ottima notizia e sono dell'idea che il catalogo retro sia la parte dell'offerta del servizio in abbonamento più carente da un punto di vista contenutistico, e ben venga a riscoprire questi 5 action adventure del passato. C'è però un piccolo problema: disponibili solo per i membri premium, quelli iscritti al tier più costoso, tutti i giochi saranno portati nella loro versione rimasterizzata per PlayStation 3, e questo significa che quando verranno aggiunti nel catalogo a partire dal 15 novembre saranno disponibili esclusivamente in cloud. L'emulazione nativa di PlayStation 3 purtroppo non è supportata dall'ultima console Sony, quindi meglio di niente, ma ormai sapete quali sono tutti i problemi che una versione cloud si porta appresso. Manca ancora un po' al 2023, ma sono già tanti titoli straattesi che verranno pubblicati il prossimo anno. Tra questi c'è anche Atomic Heart, che magari non avrà alle spalle un nome altisonante come quello di un The Legend of Zelda, ma questo FPS trailer dopo trailer diventa sempre più interessante. È stato appena pubblicato un nuovo trailer che mostra una boss fight inedita, e se andiamo ad analizzare tutto il footage disponibile fino ad ora, non posso non pensare a una sorta di successore spirituale di Bioshock, nonostante poi l'ambientazione sia parecchio diversa da quella di Rapture e Columbia. La data di uscita è prevista per il prossimo febbraio e non lo so, voi cosa ne pensate di questa Atomic Heart? Va bene, passiamo alle notizie del giorno e si torna a speculare sulla prossima console targata Nintendo. In realtà neanche di Switch Pro, ma direttamente del successore di Switch, e le speculazioni partono proprio da Creatures Inc., una delle tre aziende dietro al nome di The Pokémon Company. Creatures Inc., Nintendo e Game Freak, questi sono i tre nomi che si celano dietro The Pokémon Company. Mentre Creatures Inc. è storicamente associata al gioco di carte, negli ultimi anni ha iniziato a svolgere anche un ruolo di supporto a Game Freak nello sviluppo dei titoli Pokémon, in particolare per quanto riguarda i modelli poligonali una volta effettuato il passaggio definitivo alle tre dimensioni con Spada e Scudo. E non sorprende infatti che l'azienda abbia pubblicato un annuncio di lavoro in cerca di una figura specializzata in modelli 3D in computer grafica. Sono due però i fattori che hanno allertato i più attenti su Reddit. Il primo è che tra le competenze richieste ci sono anche conoscenze di popolari motori grafici come Unreal Engine e Unity, e il secondo che tra le mansioni svolte dalla figura in questione ci saranno anche la ricerca e sviluppo su hardware di nuova generazione. E in molti hanno voluto leggere in questo la conferma indiretta che una nuova Switch sia molto
molto più vicina del previsto e che gli studi interni e i second party siano già al lavoro su produzioni next gen. In realtà credo si tratti più che altro di una conferma dell'ovvio. Uscirà prima o poi una nuova console Nintendo e Creature Sync si sta preparando preventivamente al passaggio di modelli e assets per quello che sarà il futuro della serie. Ma non vedrei in una figura che si occupa di ricerca e sviluppo la conferma che l'anno prossimo verrà presentata la next gen di Nintendo, che sia Switch 2 o qualcosa di completamente nuovo. Secondo voi, poracci, vedremo il successore di Switch prima del 2024? Secondo me no. E ora due notizie riguardanti due dei titoli più attesi della settimana e di tutto quanto il mese, ovvero God of War Ragnarok e Sonic Frontiers. Partiamo da Ragnarok perché c'è una cosa che mi avete chiesto in molti: ma come si comporta il titolo su console old gen, ovvero su PlayStation 4? Questa è una domanda legittima perché in un mondo post cyberpunk abbiamo imparato a non fidarci più delle produzioni cross generazionali. È anche vero che al timone del progetto c'è Sony Santa Monica, che già con il God of War del 2018 aveva dimostrato capacità assoluta nello sfruttare a fondo l'hardware della old gen Sony, e Ragnarok alla fine è un prodotto molto affine al suo predecessore, per quanto migliorato. E se prendiamo come punto di riferimento questo articolo pubblicato su Push Square, bene, le notizie che iniziano a emergere sono parecchio rassicuranti. Se abbiamo visto che Ragnarok su next gen propone una varietà di configurazioni video invidiabili, su old gen e in particolare su PS4 base, quella che poi secondo me è la piattaforma più interessante da testare, è molto più limitato, proponendo un'unica scelta possibile, ovvero i 30 fps a una risoluzione di 1080p. Il frame rate subisce un downgrade significativo, ma rimane stabile e in generale, almeno sempre secondo la prova di Push Square, il titolo risulta godibile e giocabile anche nelle situazioni più concitate. Non ci sono particolari peggioramenti della qualità grafica complessiva, tenendo conto ovviamente dei necessari compromessi, e l'unico altro campo che mostra un po' il fianco dell'hardware datato è quello dei caricamenti, che in assenza di un SSD si dilatano parecchio, rendendo in particolare molto più lento il ritorno all'ultimo checkpoint dopo una morte. Al netto di questo, Sony Santa Monica ha tirato fuori l'ennesimo miracolo visivo su un hardware ormai datato, e se non avete ancora effettuato il passaggio a PS5, Ragnarok è godibilissimo anche nella sua versione old gen, che costa anche di meno. Quindi non avete scuse, prenderete God of War al day one? E chiudiamo commentando le recensioni di Sonic Frontiers. Beh, che dire, le cose sono andate esattamente come dovevano andare. Anzi dai, forse anche leggermente meglio di come mi aspettavo. Il consenso generale è riassumibile in bene ma non benissimo, decisamente non benissimo. Frontiers è un titolo che a quanto pare avrebbe giovato enormemente di qualche mese extra di sviluppo, un po' per aggiustare il tiro su una veste grafica tutt'altro che entusiasmante e un po' per approfondire anche tanti altri elementi di gameplay che non sembrano essere stati sfruttati adeguatamente. L'approdo di Sonic nel mondo degli open world o degli open zone, come volete chiamarlo, è tutt'altro che liscio e Frontiers è un prodotto grezzo e imperfetto che mostra un buon potenziale ma lo affossa in una realizzazione tecnica a dir poco approssimativa. Il risultato è che sono pochi i recensori che riescono a consigliare Frontiers per quello che è. Sicuramente si tratta di un prodotto che entusiasmerà i fan, che riusciranno a vedere un punto importante di arrivo dei Sonic in 3D che storicamente hanno sempre faticato nel concretizzarsi in dei giochi degni dell'icona Sega. Per tutti gli altri sarà difficile riuscire a vedere quello che c'è di buono in una produzione così problematica. Quello che ho trovato interessante però è che Frontiers, secondo molti critici, pur non trattandosi del tanto proclamato futuro di Sonic, in realtà apre le porte a futuri sviluppi che potrebbero utilizzare i suoi concept di base per tirare fuori qualcosa di veramente emozionante e riuscito. Insomma, Frontiers non è un punto di arrivo ma piuttosto di partenza, un qualcosa che lascia intravedere un grande potenziale. Ma nonostante questo io sono ancora curiosissimo di provare il titolo, e però credo che a questo punto non cederò alla tentazione del day one. E voi, poracci? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Creatures, Michele Inc. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto,
come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Gag del secolo.